Buonasera, San Gerino, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Il Teatro Eliseo è un teatro storico, è un teatro che ha 100 anni. La domanda che ci siamo fatti è stata: come facciamo a far interagire un mezzo espressivo artistico come quello del teatro, che è il più vecchio del mondo, con quello tecnologicamente più avanzato, che è quello della rete, il web? Il primo esperimento è stato quello di Napoletango, uno spettacolo che è nato da un'idea di Giancarlo Sepe, e abbiamo pensato, dato che era uno spettacolo corale, di gruppo, eccetera, di entrare appunto dietro le quinte della costruzione dello spettacolo sin dai casting. Abbiamo deciso di dotare il teatro di telecamere, delle webcam in alta definizione. Ne abbiamo installate 3 fisse qui al Teatro Eliseo. Abbiamo anche 2 webcam mobili che sono comandate dal remoto attraverso un computer e possono, come dire, hanno la possibilità di avere una piccola regia, cioè decidere quali di queste 3 telecamere riprende l'immagine, zoomare e fare una panoramica sia della platea che di quello che avviene sul palcoscenico. Attualmente è online il sito, sempre napoletango.com, sul quale abbiamo salvato ed è possibile vedere tutte le prove, il casting, eccetera, come se fosse un archivio. E adesso quel sito è diventato un allegato, in qualche modo, un link all'interno di una idea più ampia, che è quella di Eliseo TV, una web TV dedicata al teatro, che parte dal Teatro Eliseo e quindi da quello che accade all'interno del Teatro Eliseo, ma che vuole essere anche un punto di riferimento per il teatro italiano e per il teatro anche internazionale. Successivamente, nelle nostre altre 2 produzioni di punta di questa stagione, continueremo ad utilizzare questo mezzo, uno con lo spettacolo Romeo e Giulietta con Riccardo Scamarcio e Denise Ostogan con la regia di Binasco, e quello successivo, il primo testo teatrale di Paolo Virzì con Silvio Orlando. L'idea di mischiare la tecnologia col teatro ci aiuta a comunicare in modo diverso con il pubblico che cambia, le persone che frequentano il teatro, però ecco, il teatro deve rimanere il centro. Non vedrete mai uno spettacolo intero sul web live, perché secondo me comunque lo spettacolo va visto seduti sulle poltroncine del teatro.